Salve, benvenuti al video tutorial riguardante i test nasali di antigenici rapidi. Di che materiale abbiamo bisogno? Partiamo dal modulo di lettura che possiamo prepararci in precedenza col nome e dell'alunno e la data odierna. Andremo Mario Rossi. Oggi è il 17/3/2021 e quando andremo a effettuare il test in sé per sé andremo a scrivere la data di partenza della striscia. Per lavorare in tutta sicurezza avremo bisogno di guanti monouso, e della confezione dei test, in questo caso della ditta Roche. Andiamo ad aprire la scatola e ad analizzarne il contenuto. All'interno della confezione ci sono tutte le istruzioni d'uso in multilingua, molto dettagliate, in caso per evincere ulteriori informazioni. Un sacchetto contenente sempre 25 soluzioni per il test. I beccucci contagocce. Una scatoletta di plastica dove depositare le provette contenenti il liquido, due test di prova che al momento non servono, quindi li mettiamo insieme alle istruzioni, i tamponi e ovviamente le strisce reattive. Andiamo a vedere la preparazione del test. Ci prepareremo un contenitore contenente liquido, possiamo già aprirlo in precedenza, andandolo a depositare nell'apposito contenitore che lo rende stabile in modo da non perdere il liquido. Possiamo anche, volendo, prepararcene più di uno in precedenza per comodità d'utilizzo. La confezione del test. Andiamo ad aprirla. Okay. All'interno della confezione è presente anche un gel di rilevazione che deve assolutamente avere una colorazione gialla per essere valido. Risultasse una colorazione verde, il test è da considerare non valido e quindi da gettare. Dopodiché andremo a prenderci il cotton fioc per andare a prendere la prova. Andiamo ad aprirlo e senza andare a toccarne la punta possiamo direttamente darlo al ragazzo da testare, che andrà a prenderlo dal manico infilandosi la parte morbida nella narice. Destra, 4 rotazioni. Altre 4 rotazioni nella narice sinistra. Dopodiché verrà riconsegnato all'insegnante che non dovrà fare null'altro se non inserire il campione nel liquido. Semplicemente andremo a diluire il campione facendo delle semplici rotazioni all'interno della provetta. Importante è, prima di estrarre il campione, fare in modo che tutta la quantità del liquido ritorni al suo posto, quindi andremo a strizzare dall'esterno tutto il campione girando per non perdere nessuna prova. Fatto ciò, il cotofioc possiamo gettarlo nell'immondizia. Andremo a prenderci un beccuccio contagocce da infilare sulla provetta. E adesso non ci resta nient'altro da fare che andare a infilare 4 gocce nell'apposita ferratura ovale sul test di reazione. Fatto questo, il restante liquido possiamo gettarlo e andremo a depositare il test sul nostro foglio di lettura andando ad annotarci l'ora d'inizio.
I test hanno validità dopo 15 minuti o mezz'ora e quindi posso già andarmi a segnare l'ora di lettura onde evitare spiacevoli inconvenienti. Okay. A questo punto il test di reazione col foglio può essere depositato a lato in modo da andare più veloci e siamo pronti per il prossimo studente.